Anche se un clima di sfiducia ha caratterizzato tutto il periodo precampionato del Barletta, al comunale di via Vittorio Veneto il pubblico non diserta nella prima del torneo di C1 la gara con il Catania, formazione abbastanza accreditata. La curiosità è grande, naturalmente, il resto lo fa il prezzo del biglietto da offerta lancio. Solo 10.000 lire per i distinti a causa dell'inagibilità delle curve. Anche se Bianchetti invita alla calma, il Barletta è subito impetuoso, cerca di mettere in mostra il suo gioco fatto di zona e pressing. Il Catania aspetta senza scomporsi più di tanto, ci prova a Bolognesi, che insieme a Matticani crea qualche problema ai siciliani. E sono proprio loro due gli autori dell'azione del calcio di rigore col quale il Barletta passa in vantaggio. Bolognesi non rischia e colpisce senza mirare. Non impressiona la reazione dei rossoazzurri, anzi sono i padroni di casa che potrebbero raddoppiare se la notte si accorgesse di Bolognesi libero al centro e se Vascotto angolasse meglio il suo colpo di testa. Viene espulso Del Vecchio per il Catania per doppia ammonizione e questo ovviamente facilita i compiti del Barletta. A questo punto un autentico uragano si abbatte sul terreno di gioco, buio autentico, i fari non vengono accesi, ma che ci stanno a fare? E la gente scappa dagli spalti, ma si riesce a scorgere una prodezza di Bacchin su conclusione di Vanzetto. Diventa difficile mantenersi in piedi, ma non impossibile, infatti la ripresa comincia regolarmente. Ci si aspetta un Catania quantomeno battagliero, sono invece i locali a comandare il gioco. Viene trattenuto sotto porta Matticani, che reclama il rigore, l'arbitro lascia correre. I ragazzi di Bianchetti giocano bene, il raddoppio di Matticani ne è una logica conseguenza. E potrebbe addirittura dilagare il Barletta, ma Di Pietro perde l'attimo fuggente. Ma non è il solo, perché lo imitano Galli e La Notte. La realizzazione catanese di Patta arriva troppo tardi per poter sperare poi in un pari. Allora Vannini, su questa sconfitta del Catania, quanto conta la determinazione del Barletta e quanto quell'espulsione di Del Vecchio? La determinazione del Barletta, si sapeva che è una squadra vogliosa di fare, di mettersi in mostra, di fare risultato. Certamente per noi l'espulsione del Vecchio ci ha costretto ad avere il settimo giocatore titolare fuori squadra, oltre ai cinque non fatti passare in Lega, oltre a Cagliari infortunato anche Del Vecchio fuori, quindi praticamente 7/11 della squadra titolare erano fuori squadra. La situazione societaria del Catania? Ma io ci capisco poco, è un pochino ingarbugliata, un giorno si sente una storia, un giorno un'altra, mi auguro che per il bene della città innanzitutto, della tifoseria e anche il bene nostro che dobbiamo lavorare e che si risolva più presto in qualche modo positivo. Bianchetti, il futuro del Barletta dopo questa bella prestazione? Ma il futuro direi speriamo che sia come il presente, anche se bisogna stare sempre con i piedi a terra, non bisogna esaltarsi mai, specie dopo queste vittorie contro avversari blasonati che mirano a vincere il campionato. Per noi sono due punti, o Catania un'altra squadra è la stessa cosa. Adesso bisogna ritornare sempre con i piedi a terra, fare tesoro di questa gara e cercare di migliorare il gioco e diciamo cercare di concretizzare meglio l'amore di gioco che uno fa. Ma Bianchetti, si sbagliano troppi gol in avanti? E questo dipende anche dagli uomini che uno ha a disposizione. Comunque ci è sembrato che gli attaccanti sono abbastanza vivaci, soprattutto Matticani, è uno che si muove molto, di testa è molto pericoloso. Sì, in effetti è una lieta sorpresa perché ci ha dato un po' di penetrazione all'attacco, un po' di potenza e quindi diciamo sono soddisfatto per questo nuovo arrivo.